peggiora di ora in ora la situazione delle proteste francesi nelle raffinerie. I primi lavoratori a essere raggiunti dal provvedimento di precettazione imposto dal governo francese sono stati i dipendenti di Esso ExxonMobil di Gramenchamp-Port-Jérôme in Normandia, definiti indispensabili al funzionamento dell'impianto. I lavoratori, in risposta, hanno prorogato lo sciopero sfidando così le decisioni del governo. I piani delle autorità sono minacce ai diritti dei lavoratori, hanno dichiarato i sindacati, pronti a dichiarare uno sciopero generale. Al contempo, continua anche lo sciopero negli stabilimenti dell'altro gigante del petrolio, Total Energies. Oggi, 12 ottobre, 6 delle 7 raffinerie francesi sono in sciopero, 4 della Total Energy e 2 appartenenti a ExxonMobil. In conseguenza a ciò si registrano numerose risse fra gli automobilisti esasperati. Allo sciopero, intanto, si stanno unendo svariati altri settori lavorativi, dal settore automobilistico a quello dell'aeronautica fino ai portuali del porto di Marsiglia. Il sindacato, infatti, ha invitato tutte le sue basi a unirsi alla lotta per dimostrare solidarietà agli scioperanti della Exxon. In un contesto di inflazione, anche i lavoratori del teatro Odeon di Parigi chiedono un aumento del 7%. Il teatro, infatti, è paralizzato da uno sciopero che prosegue da 10 giorni. Mentre la manutenzione di 5 reattori nucleari è attualmente ferma in sostegno ai lavoratori delle raffinerie. Il buio si avvicina.